La verità è che in Italia si possono fare queste, ci possiamo girare intorno finché ci pare, ma in Italia queste cose si possono fare. Le multinazionali, i fondi, si comportano come cavallette, vengono, consumano e se ne vanno. Quindi, e si abituano a fare così, e si abituano a fare così, proprio perché la Sono politica paesi in non cui non si interessa. può fare. Cosa? Ci sono paesi in cui non si può fare. Cosa Cioè, ci quello che io sto provi in chiedendo è Germania a la fare? globalizzazione è Ci provi bellezza o c'è un modo di in difendersi? Germania a fare una cosa così? O in Ci Francia. provi in Germania o anche in Francia, ma soprattutto ci provi in Germania. Ci provi in Germania. Marchionne, io lo voglio ricordare, Marchionne andò in Germania e voleva la Opel e presentò un piano, solo che un piano simile a quelli che in Italia sembrano chissà che cosa, lo Stato, la Regione. I sindacati, le banche, tutti uniti dissero: Marchionne qua non viene perché distrugge la fabbrica. Cioè, quello che voglio dire è che noi abbiamo un atteggiamento da colonia, coloniale, e questi lavoratori subiscono delle cose perché io poi capisco che un lavoratore quando è in quella situazione, diciamo, di fronte a un'azienda che gli dice: se mi dai 80 euro ti faccio continuare il lavoro, è costretto a cedere. Però è una vigliaccata schifosa. Cioè, è una vigliaccata schifosa, sono dei mascalzoni, prendono il pizzo ai lavoratori. Allora, io penso che Siamo a rischio. bisogna cambiare modo di approccio alle crisi, non fare le dichiarazioni. Primo, il governo deve prendere in mano, requisire se necessario le aziende, requisirle. Anche in attesa di ricollocarle, ma requisirle non può essere. Cioè, le multinazionali devono sapere che se fanno così pagano dei prezzi. Uno è che perdono l'azienda. Due, tutto quello che hanno avuto prima, perché tutte queste aziende hanno ricevuto Lo fondi, devono finanziamenti restituire, pubblici, questo è fondamentale, sono d'accordo su gli questo. va tolto, devono pagare. Assolutamente. Beh, Cremaschi. sì, cioè, No, se io vogliamo penso parlare di che. eccellenza, Allora, quando abbiamo visto che cioè, le aziende eccellenti perdono, insomma. non possiamo continuare a dire che facciamo tutto il possibile con le Esatto. fabbriche che chiudono. Perché questo è il punto, cioè quello che descriviamo è l'impotenza, perché non è l'idea standard il caso, ce ne sono centinaia di idee standard, ci sono 200 crisi al Ministero dello Sviluppo Economico di cui non se ne sta risolvendo nessuna. Quindi il punto è Non è che è vero. sbagliata l'impostazione, no, non si può girarci intorno, non ci sono strumenti, si costruiscono. Non è possibile che lo Stato non faccia niente, faccia il passacarte. Se una multinazionale, decide che non va al tavolo del governo, è perché pensa che può farlo, perché pensa Gli è che tanto il consentito. governo non le farà nulla. Certo. E questo è il punto. Noi abbiamo distrutto il pubblico, il ruolo del pubblico. Se non c'è il ruolo del pubblico e dello Stato, l'economia selvaggia diventa questa cosa qui. Quindi bisogna ricostruire il ruolo del pubblico. E con le cose che dicevo prima, bisogna dare dei segnali a queste Chiari, aziende. devo andare in Bisogna pubblicità, che però torniamo qualcuno subito e continuiamo paghi a parlarne, che è davvero. un Cremaschi che rimane con noi e con tutti gli altri.